Ciao, volevo fare una piccola chiacchierata su due aspetti che potrebbero quasi sembrare in contrapposizione uno all'altro, ma sono in realtà molto importanti per un bassista quando si tratta di eseguire un brano. Fondamentalmente abbiamo due modalità, diciamo. Una è quella appunto di leggere una partitura su cui abbiamo scritto il brano, e la seconda modalità è quella di memorizzare il brano e quindi la sua struttura e le cose che noi dobbiamo fare. Ora, entrambi questi aspetti a mio parere sono comunque importanti, e se riusciamo a padroneggiarli entrambi sono sicuramente utili. Ovviamente dipende anche dai contesti in cui suoniamo, perché ci saranno magari dei contesti particolari, sicuramente più a livello professionale in questo caso, dove è importante leggere, diciamo, la partitura, e quindi saper comunque leggere una partitura, e spesso questa cosa anche a prima vista è fatta bene, quindi questo richiede evidentemente una buona conoscenza della lettura e un buon esercizio soprattutto per mantenerla sempre, diciamo, in allenamento, perché come tutte le cose poi per leggere a prima vista bisogna essere allenati a farlo. L'altro aspetto, quello della memorizzazione, se vogliamo, è quello che viene più spesso fatto anche, diciamo, a livello amatoriale, quindi si memorizza il brano, lo si impara e lo si suona. Però anche questo aspetto in realtà non va sottovalutato, nel senso che ci sono tutta una serie di situazioni anche professionali dove evidentemente bisogna essere capaci a memorizzare il brano, ma soprattutto è importante essere in grado di memorizzare una grande quantità di brani e una grande quantità quindi anche di dettagli che i brani contengono in tempi anche estremamente rapidi. Quindi la capacità che bisogna sviluppare quando si memorizza anche il brano non è soltanto quello di riuscire a imparare alla fine magari in 6 mesi 20 brani, perché questa è, se vogliamo, una capacità che alla fine più o meno tutti possono avere, ma bisognerebbe esercitarsi per riuscire a imparare i brani in modo corretto, quindi con anche i diversi dettagli, le varie, gli anticipi, tutto quello che ci può essere all'interno di un brano, in un tempo tutto sommato abbastanza breve. Questa è una capacità comunque importante, perché ci potrebbe essere richiesto magari di imparare in tempi rapidi un numero significativo di brani. Magari mi danno una settimana, 10 giorni, 15 giorni per imparare magari un repertorio di 20-30 brani. Allora riuscire ad avere una buona capacità di memorizzazione diventa estremamente importante. Ora, ciascuno probabilmente ha un po' le sue modalità con cui riesce a studiare e memorizzare i brani. Sicuramente bisogna partire magari dall'ascolto del brano per poi passare alla memorizzazione, se abbiamo quantomeno una traccia, diciamo, del brano da ascoltare, altrimenti diventa ovviamente un po' più complicato. In qualunque caso, qualsiasi sia la modalità che scegliamo di adottare, il mio consiglio è di provare ad esercitarsi anche in questo senso per imparare dei brani bene, quindi con tutti i dettagli, in tempi sempre più rapidi. Quindi il consiglio, questo era un po' lo scopo di questo piccolo video, è allenatevi per cercare di memorizzare i brani fatti bene in tempi sempre più veloci. Più diventate veloci a memorizzare, quindi più esercitate la memoria in questo senso, e più avrete, diciamo, qualche freccia nel vostro arco che vi potrà essere utili nelle situazioni, diciamo, musicali più varie. Come dicevo all'inizio, però, tutto questo non toglie nulla all'importanza di sapere anche leggere, diciamo, la partitura, perché ci sono altre situazioni dove comunque saper leggere la partitura diventa estremamente importante. Quindi il consiglio che vi do anche in questo caso è: cominciate ad allenarvi anche a leggere gli spartiti. Cominciate ad allenarvi anche a trascrivere le vostre linee di basso, le linee di basso che studiate. Quindi magari voi siete partiti da una tab, eccetera, per tirar giù una linea di basso, magari anche da uno dei miei tutorial, eccetera. Provate ad esercitarvi a trascrivere su uno spartito le linee di basso. Bene, questo era tutto per questa piccola chiacchierata. Spero come sempre di aver lasciato qualche stimolo, diciamo, di riflessione su cui poi fare i vostri ragionamenti. Ciao!